La Cassazione ha accolto il ricorso del SIB Confcommercio contro le sentenze del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021 che avevano segnato l'invalidità delle proroghe sulle concessioni demaniali marittime. La Procura Generale, nell'udienza del 24 ottobre scorso, aveva richiesto l'accoglimento e ora è arrivata la sentenza da parte dei giudici della Suprema Corte che ha annullato le sentenze per eccesso di giurisdizione. A darne notizia è stato il presidente Antonio Capacchione. Soddisfatto Nico Venditti del SIB Molise. Eravamo fiduciosi della giustizia, è arrivata la sentenza che noi aspettavamo, la Cassazione ha accolto quello che da 2 anni noi dicevamo. Soddisfatto anche il SIB Abruzzo. Ci riconosce la legittimità del nostro ricorso e quindi è stato sancito dall'accoglienza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la validità delle nostre motivazioni che erano all'interno del ricorso. Aggiungo, oltre al nostro, anche quello della Regione Abruzzo, questo che ci fa ben sperare, ma incominciamo ad avere chiarezza nell'ordinamento giuridico dove viene riconosciuto anche a chi deve difendersi le giuste motivazioni. Ora si attende la risposta della politica. Siamo convinti, dopo questa nostra, dopo l'accoglienza da parte della Cassazione, che la politica si attiverà subito a normare e a scrivere una legge che consenta a tutti di dare la tranquillità per il proseguo delle nostre attività e per la stagione prossima del 2024.